La tragedia di Nova Siri, oggi l'autopsia sui corpi di Nicola La Salata e Giuseppe Martino, i vigili del fuoco di Matera rimasti carbonizzati mentre spegnevano un incendio. Ieri il trasferimento dei corpi a Bari per l'esame autoptico dopo il passaggio delle salme nel cortile del comando di Matera, dove sarà allestita la camera ardente prima dei funerali. Campi di grano biologico e trifoglio devastati dai cinghiali, l'allarme di un agricoltore di Pietrapertosa, l'azienda ricade nell'area parco dove gli ungulati non possono essere cacciati, appello di CIA alla regione. La strage di Via D'Amelio a Potenza, iniziativa di Libera nell'anniversario dell'attentato di Paolo Borsellino, ricordato insieme con i 5 agenti della scorta per tenere viva la memoria e continuare le battaglie iniziate dagli uomini e dalle donne di coraggio. Dedicato ai carnevali antropologici in Lucania, il libro di Mimmo Cerere, La festa delle feste, presentato in anteprima a Tricarico su iniziativa della locale delegazione FAI e della Proloco Cittadina. Calcio Serie C, Potenza le prese con il ritiro all'Atronico, squadra al lavoro senza sosta agli ordini di mister De Giorgio e del suo staff, con una preparazione tra fase atletica, tecnica e tattica, subito integrati in gruppo e nuovi arrivi come quello dell'attaccante Gianluca Dauria. Buon pomeriggio dallo studio della Nuova ATG, ben ritrovati a questa prima edizione del nostro telegiornale. Lo ascoltavamo dai titoli, in primo piano c'è ancora la morte dei due vigili del fuoco di Matera, proseguono le indagini sulle cause della tragedia effettuata all'Istituto di Medicina Legale di Bari, l'autopsia. Sentiamo Michelangelo Russo. È stata eseguita questa mattina l'autopsia sui corpi di Giuseppe Martino e Nicola La Salata, i due vigili del fuoco di Matera morti a Nova Siri durante le operazioni di spegnimento di un vasto incendio. Ieri pomeriggio il trasferimento disposto dalla Procura della Repubblica di Matera dall'obitorio dell'ospedale di Policoro all'Istituto di Medicina Legale di Bari. Prima di abbandonare il territorio lucano, le salme sono state accolte nel primo pomeriggio nel piazzale del distaccamento di Policoro, da dove mercoledì, poco prima delle 16, due 45enni sono usciti per l'ultima volta per rispondere alla richiesta di soccorso pervenuta dal sindaco di Nova Siri. Un lungo applauso, il suono delle sirene dei carabinieri e delle squadre dei vigili del fuoco del posto come tributo al coraggio e al forte senso di abnegazione mostrato dai pompieri. In attesa dei funerali che con ogni probabilità si svolgeranno nella città dei Sassi a inizio settimana. Durante il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed urgente svoltosi ieri a Nova Siri, nel frattempo è stato rispettato un minuto di raccoglimento in memoria del sacrificio dei vigili del fuoco. L'Assise ha anche deciso di consegnare nei prossimi giorni un documento alle famiglie delle vittime con l'impegno di mantenere vivo il loro ricordo. L'amministrazione comunale ha confermato l'intenzione di proclamare il lutto cittadino per il giorno dei funerali e la sospensione temporanea di tutti gli spettacoli del cartellone estivo fino alla data appunto dei funerali. Sarà allestita anche la camera ardente nel comando dei vigili del fuoco di Matera. Intanto proseguono le indagini del nucleo operativo dei carabinieri di Policoro e del nucleo investigativo antincendio dei vigili del fuoco, coordinate dal PM di Matera Anna Franca Ventricelli, per accertare eventuali responsabilità, ricostruire le cause dell'incendio che ha interessato quasi 100 ettari di macchia mediterranea e campi coltivati. E domani sarà lutto cittadino a Policoro in occasione dei funerali del 51enne di nazionalità romena deceduto per le gravi ferite riportate durante un pestaggio. Il rito funebre si terrà nella chiesa del Buon Pastore alle ore 16:30. La salma giungerà da Bari, dove è stata effettuata l'autopsia nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico, al cimitero del Centro Ionico. Poi nel pomeriggio, prima dell'arrivo, nella chiesa di Piazza Segni, l'uomo senza fissa dimora sarebbe stato picchiato da un 27enne italiano di origini marocchine fermato dai carabinieri di Policoro. L'aggressione è avvenuta alle 2 di notte del 14 luglio scorso, circa a pochi metri dalla sede della compagnia dei carabinieri, in pieno centro, dove la vittima stazionava spesso. L'uomo di origine romena è deceduto all'ospedale Giovanni Paolo II, dove è stato trasferito dal 118 in condizioni gravissime. Gli inquirenti hanno trovato tracce di sangue sulle scarpe dell'uomo finito in carcere, un fazzoletto utilizzato dal 27enne per pulire gli indumenti. Il 27enne è stato poi riconosciuto anche da un cittadino che ha assistito alla brutale aggressione.
Aperture a giorni alterni in alcuni comuni, ma anche assenza di condizioni minime di sicurezza in alcuni sportelli e locali fatiscenti. Sono alcune delle criticità che riguardano gli uffici postali nella regione, con i sindacati che chiedono all'azienda maggiore dialogo e un deciso cambio di rotta, come ci spiega Celestino Benedetto. La situazione è al limite. Mentre nei piccoli centri si fanno i conti con aperture in alcuni casi a giorni alterni degli sportelli, causa ferie del personale, con tutti i disagi per i cittadini, sono i dipendenti a lamentare condizioni di lavoro impossibili. Dalla sede di Lauria, in cui mancano i condizionatori, a quella di Montalbano, che presenta locali fatiscenti, fino al centro di distribuzione di Scanzano, con condizioni igieniche precarie. Senza contare lo sportello di Rio Nero, chiuso da mesi a causa di una rapina, ma ancora senza una data di riapertura. Per fare il punto della situazione, i rappresentanti sindacali di Poste Italiane si sono incontrati e hanno chiesto interventi immediati. Le relazioni sindacali a livello territoriale sono praticamente inesistenti, lamentano CGL, Uilposte, Confsal, Failp, CISAL e UGL. Nonostante una richiesta di incontro inoltrata il 27 maggio, l'azienda ha risposto solo a seguito di una diffida formale. Le carenze di organico sono gravi e diffuse. Gli uffici di cluster B, che dovrebbero avere almeno una unità oltre al direttore, sono sottodimensionati e non c'è trasparenza sui dati relativi agli organici, oltre ad un uso eccessivo di distacchi e missioni, con ricorso strutturale allo straordinario. Di qui la richiesta di attivazione della mobilità regionale e provinciale, unita a quella per evitare che i portalettere siano esposti alle ondate di calore nelle ore più critiche. E veniamo ad un'altra emergenza, quella dei cinghiali, ancora un'invasione con danni ingenti alle aziende agricole, è accaduto questa volta a Pietrapertosa a discapito dei terreni dell'azienda di Giacomo Cavuoti, una decina di ettari coltivati a grano e trifoglio in contrada Cassagna nel territorio vincolato del Parco Gallipoli Cognato Piccole e Dolomiti Lucane. Gli ungulati in branchi, in questo caso protetti dai vincoli del parco, in poche ore hanno distrutto tutto, persi un ettaro e mezzo di grano biologico e tre di trifoglio. Il signor Cavuoti torna a ribadire la necessità di autorizzare le battute dei cinghiali anche nel parco, visto l'insuccesso del metodo di cattura con le gabbie. L'agricoltore ha chiesto inoltre l'intervento dell'esercito, come sta accadendo in altre regioni. Al fianco dell'agricoltore la CIA, che nelle scorse settimane ha promosso la raccolta firme per sollecitare l'immediata adozione del piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica sul territorio regionale. A parere della Confederazione, 137.000 euro stanziati dalla Regione da destinare ai comuni lucani per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di cattura non rappresentano la risposta concreta all'emergenza. L'appello al neo assessore regionale alle politiche agricole Cicala affinché sia istituito al più presto un tavolo dedicato all'emergenza. Nell'anniversario della strage di Via D'Amelio, il presidio Libera di Potenza, Elisa Claps e Francesco Tammone, ha voluto dare voce al magistrato Paolo Borsellino e ai cinque agenti della sua scorta che hanno perso la vita nell'agguato, un modo per tenere viva la memoria e continuare le battaglie degli uomini e delle donne che hanno avuto coraggio. Sentiamo Isabella D'Andrea. Una ferita che non si rimargina, un ricordo che resta nitido nella memoria e che deve continuare ad essere un faro per il cammino futuro. La parola Paolo Borsellino, si chiama così l'iniziativa che il presidio Libera Potenza, Elisa Claps e Francesco Tammone ha organizzato in piazza Matteotti a 32 anni dalla strage di Via D'Amelio, in cui il magistrato e cinque agenti della sua scorta persero la vita per mano della mafia. Quell'infiltrazione criminale che Paolo Borsellino aveva combattuto tutta la vita per estirpare. Un modo per tenere viva la memoria di quanto accaduto e per dare voce al bisogno di verità di tutti i familiari delle vittime che ancora oggi chiedono giustizia. È sempre tempo di fare memoria, di ricordare i caduti per vittime innocenti della mafia. E lo facciamo perché tutto cambia, perché tutto resti uguale. E questi momenti di memoria servono per
avere più consapevolezza di quello che c'è attorno a noi, che tutto si può ripetere e che nulla deve ripetersi. Ma anche un monito per continuare le loro battaglie. È importante la memoria, perché come veniva detto questa sera proprio dal Vescovo di Potenza, la memoria sollecita, sveglia, tiene in guardia. Per noi la memoria è importante perché ci fa ricordare che questi grandi personaggi come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone non devono essere relegati soltanto al museo del passato, ma devono essere un testimone che noi ci passiamo di mano in mano, perché quelle ferite tutto sommato sono ancora aperte e noi nel nome di quelle ferite dobbiamo continuare le battaglie che hanno iniziato loro. Insieme all'arcivescovo di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, Davide Carbonaro, a Don Marcello Cozzi e a Marianna Tamburrino, a dare voce a Paolo Borsellino, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, il vicario del questore, Antonio Stavale, il comandante del nucleo operativo della Guardia di Finanza, Giovanni Felici, il già procuratore della DDA di Potenza, Francesco Curcio, il comandante dei Carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, e il comandante della Polizia Locale di Potenza, Maria Santoro. Non è mancato l'omaggio agli eroi lucani Nicola La Salata e Giuseppe Martino, nella viva convinzione che gli uomini e le donne di coraggio non muoiono mai. Basilicata, nella morsa del caldo da settimane, attenzione alta a fragili e anziani, e non mancano i primi accessi ai pronto soccorsi. L'azienda sanitaria di Matera ha attivato il piano di prevenzione e sorveglianza degli effetti delle ondate di calore sulla salute, consultabile sul sito aziendale asmbasilicata.it. Il piano mira a favorire il coordinamento interistituzionale e a fornire le linee guida operative per l'istituzione di un sistema centralizzato di intervento. Nei pronto soccorso di Matera e Policoro è attivo il codice calore, con l'istituzione di percorsi assistenziali specifici, prioritari e differenziati per le emergenze legate alle ondate di calore che possono verificarsi in giorni come questi in cui le temperature sono particolarmente elevate. Si tratta di misure che vanno a potenziare la rete dei servizi aziendali, ha spiegato il commissario straordinario dell'ASM Maurizio Friolo, come l'attivazione della Guardia Medica Turistica e delle unità di continuità assistenziale operative 7 giorni su 7 sul periodo di 12 ore, finalizzate a favorire l'assistenza domiciliare ed evitare l'accesso inappropriato ai pronto soccorso. Inoltre l'ASM promuove attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali la campagna del Ministero della Salute Proteggiamoci dal caldo, con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle 10 semplici regole per un'estate in sicurezza, attivato il numero di pubblica utilità 1500. Attenzione a Matera, dove a partire da lunedì entrerà in vigore la rimodulazione degli orari di attivazione della ZTL ai varchi di accesso ai rioni Sassi da via D'Addozio e via Bruno Buozzi. La zona a traffico limitato resterà attiva da lunedì alla domenica dalle 10 alle 24, a mezzanotte, non più fino alle 22, allungandosi dunque di 2 ore. Dedicato ai carnevali antropologici in Lucania, il libro di Mimmo Cerere, La festa delle feste, presentato in anteprima a Tricarico su iniziativa della locale delegazione FAI e della Proloco cittadina. Sentiamo Vito Sacco. In passato il carnevale era una grande festa, attesa tutto l'anno. Per le popolazioni rurali il fluire circolare del tempo era scandito dal ritmico alternarsi dei mesi e delle stagioni, intercalato dai lavori stagionali. E il carnevale era la festa più importante dell'anno, per il senso di libertà che l'evento sprigionava. Oggi i riti del carnevale in genere sopravvivono solo nei piccoli centri abitati, gestiti per lo più dalle locali proloco che ne conservano la memoria. Tutte queste tematiche sono presenti nel libro di Mimmo Cecere, La festa delle feste, Carnevali antropologici in Lucania, edizioni Giannatelli. È nato durante il periodo del lockdown. Avevo rispolverato dei vecchi appunti che avevo preso sul carnevale per via di una scoperta che avevo fatto delle maschere antropologiche di Stigliano. Poi
Da questo lavoro, che aveva un carattere puramente legato a quell'ambito territoriale, ho voluto approfondire facendo un viaggio dall'area iberica fino alle zone dei Balcani, e lì mi sono reso conto delle profonde analogie che c'erano tra tanti carnevali europei, e quindi alla fine ho detto sarebbe opportuno avere un lavoro che abbia delle caratteristiche più agili, divulgativo e non solo di tipo accademico. Il volume è stato presentato in anteprima a Tricarico nel Salone del Centro di Documentazione Rocco Scotellaro e la Basilicata del Secondo Dopoguerra, a cura della Delegazione FAI di Tricarico e della Lucania Interna, che si occupa anche di tutto quello che rappresenta le radici e il passato di una comunità, in collaborazione con la Proloco di Tricarico, che più delle altre associazioni si occupa delle maschere e dei carnevali antropologici, e con il patrocinio del Comune di Tricarico, nel cui cartellone estivo 2024 rientra l'iniziativa. Il libro di Mimmo Cecere è stato illustrato da Antonietta Vizzuso, docente, studiosa di tradizioni popolari e delegata FAI Scuola. È veramente ricco di spunti interessanti, oltre che ad essere illustrato dall'autore stesso, che ha curato una sezione dedicata a proprio... che ha dedicato ai carnevali antropologici dei comuni lucani che fanno parte un po' della rete dei carnevali. Ma è molto interessante anche la prima parte, dove mette in evidenza il collegamento delle origini del carnevale con le feste pagane greco-romane e anche le successive evoluzioni nel corso del Medioevo, fino ad arrivare alla nascita dei carri, alla nascita delle maschere. E poi l'autore pone anche degli interrogativi molto interessanti, come per esempio il rapporto tra tradizione e modernità, come possono sopravvivere vivere questi carnevali tradizionali in un contesto, ormai spettacolarizzato. A fine serata Antonio Guassamacchia, accompagnato da Antonio Brienza alla fisarmonica e da Rocco Benevento al Cupa Cupa, ha eseguito alcuni canti della tradizione popolare tricaricese. La chiesa di Santa Maria del Gesù a Viggiano, di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno, sarà interessata dai cantieri di ristrutturazione grazie all'accordo che sarà sottoscritto lunedì mattina al Palazzo del Governo dal prefetto di Potenza Michele Campanaro, dal provveditore interregionale per le opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, Placido Migliorino, e da Luigina Tomei, soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata. Saranno presenti anche il sindaco di Viggiano Amedeo Cicale ed il rettore della chiesa di Santa Maria del Gesù, Don Paolo D'Ambrosio. Seguirà un'altra sottoscrizione, quella del protocollo per la legalità, con il segretario per la Basilicata del Ministero della Cultura in funzione di stazione appaltante ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminali negli affidamenti di lavori, servizi e forniture. Siamo allo sport, calcio Serie C, Potenza alle prese con il ritiro a Latronico, squadra al lavoro senza sosta agli ordini di mister De Giorgio e del suo staff, con una preparazione tra fase atletica, tecnica e tattica, subito integrati in gruppo i nuovi arrivi come quello dell'attaccante Gianluca Dauria. Sentiamo Salvatore Colucci. Il Potenza lavora senza sosta all'Atronico, aggiungendo sessione dopo sessione sempre maggiore intensità negli allenamenti. Mister De Giorgio sta adottando una preparazione moderna, alternando la fase atletica a quella tecnica e tattica. Già dal primo giorno di ritiro il tecnico rossoblù ha messo in programma sessione ed esercizi con la palla. La squadra ha iniziato gli allenamenti con una sessione intensiva di forza, seguita da un lavoro tattico specifico per reparti. Il focus si è poi spostato sulle esercitazioni con la palla, con l'obiettivo di affinare le capacità tecnico-tattiche. Diverse le esercitazioni mirate a migliorare il controllo, il passaggio, il posizionamento e la visione di gioco. La seduta di allenamento si è conclusa con una partitella a ranghi misti su metà campo. Oltre al ritmo, cresce anche l'affiatamento in gruppo, con l'ampia rosa a disposizione di De Giorgio, che sta approfondendo la conoscenza reciproca e l'integrazione dei nuovi giocatori. In grande spolvero l'esterno d'attacco Gianluca Dauria, che abbiamo ascoltato ai nostri microfoni. Per lui si tratta di un ritorno in Basilicata dopo l'esperienza in Serie D con il Francavilla. Sono stato a Francavilla 2 anni e
diciamo parecchie volte abbiamo giocato contro Potenza, è un'amichevole, è sempre una piazza che mi è sempre piaciuta, quindi sono veramente felice di stare qua. Diciamo cerco sempre, ogni anno cerco sempre di fare bene e quest'anno spero di fare meglio dell'anno scorso come ogni anno. La trattativa andava avanti da un bel po', ho avuto un po' di difficoltà con la Turris che c'è un altro anno di contratto, però appena è arrivata la chiamata di Potenza subito ho parlato al procuratore di venire qua perché hanno giocato i miei amici, poi ho sempre giocato contro una piazza che mi è sempre piaciuta, poi i miei amici mi hanno parlato tutti bene di piazza, tifosi, società, quindi ero veramente felice di venire qua. Un saluto a tutti e ci vediamo presto sul campo. E il club del patron Donato Macchia ha ufficializzato l'ingaggio del centrocampista classe 2002 Matteo Ghisolfi, cresciuto nelle giovanili della Cremonese. Ghisolfi ha poi esordito nel calcio professionistico proprio con i grigiorossi in Serie B nella stagione 2020-2021, poi il passaggio in Serie C al Grosseto e a seguire Fiorenzuola, Giuliano e lo scorso anno al Cerignola, con cui ha messo a segno la prima rete tra i professionisti contro il Brindisi. Adesso l'approdo in maglia rosso-blu con cui ha sottoscritto un triennale. Vi proponiamo in esclusiva le prime parole di Ghisolfi e i nostri microfoni. Sì, rimango nel girone C, un girone molto, molto difficile, soprattutto quest'anno. È un girone che mi piace perché è un girone con tanto tifo e niente, sono molto contento di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare. Speriamo di iniziare al meglio questo ritiro, questa stagione. I ragazzi fantastici, il gruppo è bello, lavoriamo bene e sono contento, non vedo l'ora di iniziare. Ma sono un giocatore fisico, prima di tutto, con una discreta tecnica, e con tanta voglia, con tanta grinta, tanta voglia di dimostrare. Ciao Potenza, forza Potenza. Ed è tutto per questa edizione, la prossima alle 19. Grazie per averci seguito, a voi l'augurio di un buon proseguimento di giornata.